siamo a fa' il muschio, poi ti racconto com'è. Abbiamo finito il format, la serie, sui ristoranti di Just Eat, il più economico e il più costoso, ed è un colpo al cuore perché ci mancano. Che ci siamo inventati al mulino mentre Fra gioca con... Che cos'è che stai a giocare, Fra? Io oscuro signore. Sì, oscuro signore, abbiamo pensato, sai quanti ristoranti strani non abbiamo proprio di Just Eat? Proviamo i ristoranti strani. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere te. In questo nuovo format andremo a studiare i ristoranti più strani che troviamo su Just Eat, delle Perù, Glovo, la roppetta, capito? La roba un po' croccante. I panini con la carne al lievitano, i graffen al gusto moccolo de troll. Sta roppetta simpatica e carina. Ma magari trovando roba buona a volte, trovandone meno buona altre. La prossima puntata uscirà quando qua sotto ci saranno 10.000 like e io comincerei con gli ordini. Quindi tiro fuori il cellulare e... Non ti dirò quindi cosa stiamo per ordinare, ma famosi un'idea. Quindi, visto che abbiamo lavorato al mulino e stiamo a fare appunto il muschio, un po' dei lavori e stiamo a mettere a posto, quale momento migliore per mangiare ordinando qualcosa, cominciamo. Gelato te va, Fiamma? Sì. E gelato te va, Fra? Direi pure qualcosa di salato, perché sì, non so da te, però a Roma ci stavano le pizzerie che avevano questi lunghi pali girarrosto col pollo e le patate. Sto... E ecco qua, è arrivato. Afra, secondo te, tradizione romana, tradizione in generale italiana, ma romana da piccoli stava a Roma, che cos'è? Prima l'avevo a mezzo accennato, secondo te che cos'è? Su Just Eat non lo trovi mai. Beh, sicuramente qualcosa di genuino. È bello ruspante, sì. Eccolo qua, bar e cucina spazio Nico Romito. Sai chi è Nico Romito? Lo voglio. Chi è? Io non lo so, però ti... Executive per Bulgari. Tu hai lavorato a Londra. Bellissimo. Aprilo. È un intero pollo arrosto, qua accanto fra patate e maionese. E se la maionese è tanta e le patate sono poche, forse il problema però è il prezzo. Quanto costa secondo te un pollo così? Pollo arrosto 10-15 euro al massimo. 10-15 euro costa? Con più quelle ragionevole. 30 euro. 30 euro al pollo arrosto è tanto, però magari è molto buono. Mo ce lo andiamo Spero a scoprire. Per lui. Speriamo per noi più che altro. E le patate sono pochine davvero. Bello il fatto della scatoletta che si apre tutto. Vediamo un po'. Pollo ruspante di 1,3 kg marinato in un mix di aromi e spezie e cotto al vapore. Fritto intero delicatamente per pochi minuti, senza panatura, in olio di girasole alto oleico per una frittura più sana e delicata. Dorato fuori e succoso dentro e servito con patate, novelle fondenti e maionese fatte in casa. Prezzo 30 euro. Su Just Eat c'è scritto che questa porzione, soprattutto le patate, è per due persone. Due persone che hanno già mangiato, perché queste qua sono patate per una. Ma manco. Come sono le patate fondenti? Sono carine. È che sono poche, ma sono carine. La maionese si sente che è fatta in casa. Me ne senti proprio l'uovo. Il pollo, porzione al pollo, fra. Coraccio. Ma è un coltello qualcosa. Non ce l'abbiamo, usa le mani. Oh, il colore del pollo è bello. A essere succoso, mamma mia però, è tanto morbido, è tanto succoso. Ammazza però. Ammazza però. Si difende bene. Per 30 euro adesso deve cominciare a rigenerarsi mentre lo mangiamo, però buonissimo. Ma che piacere mangiare con le dita. Mangiare con le mani è parte del sapore. Mai più, però buono, buono, buono. 30 euro mai più. Mai più, però buono, buono, buono. E... Scusa, adesso faccio una cosa che in realtà mio nonno non faceva mai, ma... La maionese gli dà quella delicatezza in più che veramente rinsaporisce bene bene il pollo. Le patate è altra delusione, ma un attimo una cosa. La pelle pure, la pelle è buonissima. Cioè, la pelle è cotta a perfezione. La senti leggera e saporita insieme, ma sto pollo è veramente una magia. Guarda che roba, fa venire fame, vedi? Il pregio più grande di sto pollo è che fa venire fame. Guarda com'è lucido e tenero. È bello caldo, è bello succoso. Bello unto. Bello unto. Stava scritta di patate lì, finiamola perché se la lasciamo là sembra un'offesa. E proprio più lo vedo più mi dà fastidio. Questa è una porzione per due persone. Io ho visto Fra in situazioni particolari alle 3 di notte e queste qua, ma neanche era lo spuntino, il pre-spuntino era. Mallaccia un dente. Che belli modi di dire di Fra. Mallaccia un dente. Ieri cos'è che hai detto? O la va o la spacca? La spa o la vacca. La spa o la vacca. Prima di passare al prossimo posto, in sto format dobbiamo vedere ogni posto se c'è due fattori. Il fattore A, anvedi, e il fattore B, bello. A, anvedi, S è davvero particolare. B è bello se magari ci riordineresti, è davvero è valido. Quindi A, anvedi, sto posto è... Vedi, notevole, dai. È carino che ti portano il pollo a casa, non lo fa più l'idea, nessuno. L'idea. C'è po'. Ma B è bello? No. 30 euro per un pollo è davvero... Mi piace sta cosa che sembra che ci abbiamo la sceneggiatura, perché parli te, io ti do la risposta...
sta continuando ad arrivare roba su Just Eat. Quindi, prendendo l'ultimo succoso pezzo di pollo, con tanto di pelle, bellissima, guardala, è un arazzo, eh. Questi sono i colori dei Gauguin. Però appunto, andiamo avanti. E ora mangiamo un po' di dolce. Sarà l'arrivo della primavera, ma ho preso roba da due gelaterie. Una che è comunque valida, Guttilla, ma una proprio buona 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 che arriva dopo. Ha vinto pure abbastanza premi in giro, sia a livello dei food blogger, sia a livello premi ufficiali, Gambero Rosso, Gambero Cose. Pronto? Voglio. Per 18 euro da Guttilla puoi prendere una selezione di mini stecchi artigianali. Così non si vedono tanto bene. Così non si vedono tanto bene, è vero, ma se ti faccio così... Sono carini, sono meno di 2 euro a stecchetto. Che ti dirò, forse questo a prezzi in realtà sono artigianali, ci sta. Cioè è meglio prendere la vascona del gelato e uccidersi con la panna. Però assaggiamoli. Stecco cremoso, gusti assortiti, 10 pezzi, 18 euro. Assaggiamo, quale vuoi prendere? Pistacchio. Vuoi il pistacchio? Il gusto preferito di Lorenzo. Sì, questo è assolutamente il mio gusto preferito. Cin cin. Ma questi sono simpatici ma piccolini. È vero, sono un po' piccoletti. Cioè questa è la mia porzione davanti a una serie TV. Ma può essere che in realtà è che siamo noi che facciamo schifo? Probabile. Sta verità mi ha attraversato come un fulmine a ciel sereno. Mi è entrata nella coscienza, è davvero, ma siamo noi che facciamo schifo. Senti un po' un profumo però. Fragole di bosco. Sì, sento proprio la pioggia nel pineto. Sono buoni i profumi, sono molto burro cacaosi, sono molto grassosi. Questo è il cocco, ma che bello. La sorpresa, l'inghippo, il tranello. Ci sta caruccio. Però dobbiamo dare la votazione pure a loro. Quindi A, Anvedi, B, bello. A, Anvedi. Effetto wow sicuramente. C'è l'effetto, cioè se invito una ragazza che mi piace a casa, un ragazzo che mi piace a casa, e prendo questo, fa ammazza come sei una persona dolcina. Anche se ti invitano a cena, con quanto? Però 18 euro. Ah, fa bella figura. Però fai bella figura. B, bello, lo riprenderesti? Solo che sta proposta è valida. Riprenderei una vaschetta al supermercato sicuramente. Ma è buffato, lo secco per terra. Ma poi pulisci te. Io boh, senza parole. Andiamo avanti con la prossima proposta. Torniamo sul salato in un posto che fa carni da tutto il mondo. E che carni? Tiè. Ti faccio una premessa, fate sempre attenzione alle carni che mangiate. Ci sono determinati animali con determinate specie del determinato animale con una stretta regolamentazione in termini di procedure di produzione, cucina. Preparazione. Quindi quando ho trovato sto locale sono andato a cercare anche dove prendessero la carne, come la preparassero e mi sembra proprio un posto a modo. 100 celle food. T'ho preso due panini, il cangurotto e l'alpino. Sai cosa c'è nel cangurotto? Zebra? Siamo una famiglia così, ci piace ridere, scherzare, la burla, lo scherzo. Alpino è coi gamberi. Eccoli qua, te li presento. Alpino, pane cereali, hamburger di cervo certificato 200 grammi, pomodorini gialli secchi, julienne di iceberg, carciofini sott'olio, stracciatella pugliese, granella di pistacchio e top di aceto balsamico di Modena IGP in glassa. Prezzo 19,50€. Carne di cervo, però per contratto, proprio perché dovevi, mi hanno dovuto mettere la stracciata pugliese col pistacchio. È proprio se sentivano in obbligo loro, dove c'erano sto istinto, dovevi buttarcela. Manca la mortadella. Un po' di tartufo. Fatto fino. Qua invece abbiamo il cangurotto, che è il panino con l'hamburger di canguro. Pane artigianale, hamburger di canguro certificato 200 grammi, bacon croccante, provola affumicata, pomodoro a fette, cipolla croccante, maionese e ketchup di pomodoro rattrino giallo. Prezzo 17 euro. Io comincio col canguro e te cominci col cervo? Io li ho chiesti al sangue i due hamburger, non mi sa che sono ben cotti. Mo lo scopriamo. Dai, il profumo è simpatico. È fatto un disastro. Il pane si allappa un po', eh. La cottura ci siamo. La tua? Così resistente, oh. E tu è davvero il sangue. A me è più sul ben cotto. Se non fosse il zuppo, magari sarebbe anche buono. Quello è il problema della consegna. Il pane non sembra adattissimo. Per un pane del genere servirebbe un pane che lo valorizzi di più, no? C'è una carne così particolare. Mazza che... Stai sbrodolando tutto. Senti un po' il canguro. Com'è? Senti come resiste la masticazione, com'è bello rude.
Te viene voglia di esaltà pure a te, stai lì in mezzo all'outback australiano. Ci stanno i canguri nell'outback australiano, stanno un po' più avanti. Allora, non l'ho assaggiato, secondo me questo batte 15-0 l'alpino, però me lo assaggio. Proviamo un attimo l'alpino, mamma mia, il pane è sparito, è diventato una pozzanghera. Questo a domicilio lo ammazzi. Ma perché questa cosa? Ma perché il carciofo poi? Questo è l'equivalente di prendere a calci in faccia un cervo. Proprio di rabbia, prima lo investi, poi cominci a dargli tutti sti calcioli sul muso. Ma perché? Stracciata, pistacchio. L'aceto balsamico, i carciofi, è una zuppa di roba. No, il cervo non passa il test per niente. Però guarda, il canguro, il pane è sbagliato, ma il sapore del panino... È proprio interessante. Te dirò, bello pure che costa 2,50 euro in meno di quello là. Ci credo, c'ha 30 ingredienti in meno. Caruccio, bisogna dare votazioni. Fattore A, ambedi. Direi, approvato, panino al canguro. Siamo là. Carni particolari comunque non le trovi in tutte le hamburgerie. Quindi se al ragazzo o alla ragazza le prima gli dai un panino del genere e poi gli dai lo stecco di cuttilla, ti fa, vabbè, ammazza come ti sei impegnato a cercare su Just Eat. Fattore B, bello. Avessi preso solo il cervo, veramente mi avevi rovinato un po' la serata. C'avevo 700 sapori in bocca, non c'avevo più niente, mi rintronavi. Facevo io la fine del cervo, venivo a investire da sta carica di gusto. Invece avessi preso solo il canguro, mi portavo a casa un'esperienza. E c'avevo 2,50 euro in più. Quindi così. Per stasera non abbiamo ancora trovato nulla che ci abbia fatto proprio innamorare. Ma forse ci andrà meglio con l'ultimo locale, che è una delle gelaterie più buone di Roma. Namo. Ennio, c'ho un'idea, pempanino nuovo, lo chiamiamo Alpino, ci mettiamo sicuro stracciatella pugliese. Poi la carne del cervo è sparita, però vabbè. Fata Morgana, una delle gelaterie più buone di Roma, che fa la consegna a domicilio di una loro creazione, che è il sushi gelato. Sushi gelato, 8 pezzi, prezzo 14 euro. Cosa ci abbiamo qua davanti? Io il sushi di Fata Morgana non l'ho mai assaggiato. Perché è famoso? Perché è un misto di crema e frutta, da sapori anche particolari, quindi basilico, cioccolato messicano. Namo. Guarda che caruccio questo col sesamo. Lo hai assaggiato te, Fra? È un hangar, non è una bocca, mi piace. Questo c'ha il problema che se lo fai a domicilio e ti si squaglia anche solo un minimo, lo prendi con le bacchette e muore. Cervello gelato. Buono però. Buono, questo pareva un mochi, pareva. Bello, però mi ha fatto soffrire in una maniera. Soffrivo e stavo bene. Come tatuaggio. Come quando ti fa un tatuaggio, sì. Ah, ma era un flex per far vedere che ti sei fatto oggi il tatuaggio. No, era tipo, era un... Come in tatuaggio! Che, si vede? Si vede, se sto così si vede. Buono, che ne pensi di questo? Veramente interessante come idea. Era meglio questo o quello di Guttilla? Però quello mangio di più. Di più. Mazza, però qua la qualità del gelato a Guttilla, tutto l'affetto del mondo a Guttilla, ma... In realtà qui siamo su un altro livello, siamo un po' Il problema di questo però è davvero la consegna, perché te lo frega facilissimo, soprattutto d'estate. Oh mamma. Basta, passato. Il trucco sta nel deglutirlo subito. Mamma mia, la qualità del gelato di Fata Morgana che comunque... Senti la frutta, senti proprio... Sì, senti proprio i prodotti, lo senti naturale. Fata Morgana punta tanto sulla... Lo facciamo artigianale, lo facciamo naturale. Che poi il sushi gelato l'ha inventato, vabbè, chissà quanti l'avranno fatto al mondo, sì. Ma l'ha reso celebre un italiano, Luca Grasso, nel 2017 a New York. C'aveva sta gelateria Gelarto, a cui noi non siamo mai andati. Scrivi fallo nei commenti, andiamo da Gelarto. Non so se è ancora aperto, ma scrivi fallo nei commenti, andiamo da Gelarto. Dai, ma ci stanno dei sapori, frutto della passione, mango, alcuni che li senti proprio... Papalla. 3, 2, 1, cervello gelato. Bello pure l'effetto crunch, eh? Il sesamo, bello il sesamo, bello. Crunch perché c'ha la gola cristallizzata adesso. Fa le salattine, c'ha la bocca uguale a quella del pinguino, capito? Veramente buono e la qualità del gelato è veramente alta. E quindi ora io ti chiedo, fattore A, Anvedi. Rispetto agli altri forse anche in realtà magari meno scenografico, sì. Però ma comunque è caruccio. E lato B, bello. Bello, sì. Bello, buono. 14 euro per 8 pezzi che però poi fanno la loro figura, sono buoni, la qualità è altissima. Mi si congelano in maniera alternata, gola, testa. Finito, tutto quanto, dobbiamo fare le conclusioni. E di tutti sti posti sceglierne uno che passerà il super test finale, quindi alle votazioni. Allora, dobbiamo salvare un posto a testa, lo diciamo al mio 3, ok? Te servi il tuo, io servo il mio, vediamo. 3, 1,
due, tre. Sushi Fata Morgana. Uèè! Ma dai! Il pollo era molto simpatico, però il prezzo non mi è andato giù. Le patate vanno... Le patate forse. E poi la maionese col pollo, simpatica, buona. Però il pollo in realtà io me lo mangio così, a pezzi liberi, e quindi dovevi pagare 30 euro, eh? Gli stecchi di Cuttilla buoni, però fine a se stessi, cioè nel senso piccolini. Cioè pure Fata Morgana era piccolo il sushi, però era così buono che non me ne fregava niente. Invece lo stecco alla fine... Come i salamini. Come i salamini berretti. Non bastano mai. Ma te vuoi venire a fare video qua più spesso? Sta per andare a vivere in Australia, quindi sto tentando in tutti i modi di dire sì sì vai vai, però resta qua. Da una parte non vedo l'ora che faccia carriera là, dall'altra parte vorrei... Questo bancone in realtà l'avevamo fatto anche perché era la sua zona drink, capito, in cui gestiva la roba. Invece sta. Il terzo posto, il panino. L'alpino non lo perdonerò mai all'inventore, mai. Alpino, tracciatella e pistacchio. Sicilia e Puglia, che c'è di alpino. Alpea. Le famose Alpe Pugliesi. C'è un Gargano. È un Alpe Pugliese. La montagna. Però vale come Alpe Pugliese, potremmo dirgli che... E per finire Fata Morgana, che invece ci conquista con la sua qualità. La sua idea comunque è molto carina, derivativa dalle invenzioni di Luca Grassi, ma quando una cosa è buona va bene tutto. Oh, Fata Morgana passa il turno. E quindi noi adesso ci vediamo alla prossima puntata del format. A 10.000 like sotto sto video, registriamo la seconda. Non credo ci sarà fra, forse sarà già in Australia, non lo so. Però, per qualsiasi altra idea, Pratt ti sfido a. Pratt ti sfido ad andare in Australia a mangiare la fra. Pratt ti sfido a entrare nella fabbrica del Mulino Bianco e mangiarti più un... flauti che puoi. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere una bella persona, grazie Fra che sei stato con me oggi a sfondattere cibo. Piacere immenso. Io l'ho strappato di là, stava all'ingresso a legge Kaiju 8, quindi in realtà lui ha fatto questo video tutto arrabbiato perché voleva solo stare di là a legge, però grazie a maggior ragione, Kaiju 8, ottimo manga. Noi allora ci vediamo un prossimo video e oh, niente, sta già a legge. Ciao.